Hi guys, welcome back to my lesson. Ciao a tutti e bentornati nella mia lezione di inglese. I'm Giulia, sono Giulia e nella lezione di oggi vorrei insegnarvi, vorrei farvi capire bene la differenza tra no, no one e non, scritto tutto attaccato. Spesso creano un po' confusione queste paroline che si assomigliano tanto, ma in realtà si utilizzano in contesti diversi. Anche se bene o male hanno tutte l'idea della negazione. Quindi in questa lezione in particolare ho scritto delle slide, ho preparato delle slide che vorrei mostrarvi per farvi capire bene quando si utilizza l'uno, l'altro o l'altro ancora. Come sempre però, prima di entrare nel vivo di questa lezione, vi chiederei di iscrivervi a questo canale di YouTube se ancora non l'avete fatto e di venire su Instagram, ormai lo sapete a memoria, alla pagina School to You underscore Milan, dove l'apprendimento continua nelle storie perché ci sono sempre dei quiz in inglese e anche in spagnolo. E se non avete Instagram, poco male, potete venire anche su Facebook, vi lascio tutti i riferimenti in descrizione a questo video. E se invece veramente volete dare una svolta al vostro inglese, sempre in descrizione a questo video vi lascio i miei video corsi di inglese che partono dal livello base fino ad arrivare ad un livello intermedio B2, passando anche se avete bisogno dell'inglese per lavoro al business English. E adesso andiamo a scoprire insieme bene la differenza tra no, no one e non. Il primo protagonista è no, da solo, che può essere tradotto sia con nessuno che con nessuna, ma anche con niente, quindi è un po' polivalente in questo caso e vuole sempre il verbo alla forma affermativa. Nella prossima slide vi ho messo anche delle frasi di esempio. No è solo aggettivo e deve essere sempre seguito, un po' proprio perché è un aggettivo, da un sostantivo, quindi da un nome che può essere singolare o plurale a seconda della cosa a cui si riferisce. Andiamo a scoprire insieme le due frasi che vi ho messo di esempio per capire bene quando e come utilizzarlo al meglio con il verbo, abbiamo detto, alla forma affermativa. Vi ho lasciato la regola scritta in modo che sia più chiaro capire anche bene la frase che ho scritto, che è There is no water in the glass. Letteralmente non c'è acqua nel bicchiere. In questo caso il verbo appunto è la forma affermativa come vi ho già detto prima e no è seguito dal sostantivo water, water, che è la parola acqua in inglese. Water è più americano, water con la T che si pronuncia invece più British English. Scegliete voi la pronuncia che preferite. E il concetto non cambia, in questo caso non c'è nessun'acqua, non c'è dell'acqua, non c'è acqua nel bicchiere. E sempre con there is e there are, ho lasciato there are no kids in the park, letteralmente non ci sono bambini nel parco. Quindi sempre il no, sempre il verbo alla forma affermativa, e ancora una volta questo in questo caso può essere seguito invece da un sostantivo plurale, come il caso appunto di kids, che è un sinonimo di children, che significa appunto bambini. Con la traduzione non ci sono bambini nel parco. E ora ci addentriamo nel vivo di questo video dove andremo a scoprire la vera differenza che di solito crea un po' di confusione negli studenti, ovvero la differenza tra no one scritto separato e non scritto tutto attaccato dove c'è di base una O in meno e una parola unica. Partirei con la prossima slide dove spiego la differenza, o meglio spiego come si utilizza no one, sempre con la definizione. Nella slide poi successiva ancora ci sono invece due frasi d'esempio per capirlo, per capire bene come si utilizza no one all'interno di una frase. Vediamolo subito. Ecco qui la slide con no one. No one significa la stessa cosa di nobody, ovvero nessuno, riferito alle persone. Ma nobody è un po' meno formale di no one. Infatti, no one si usa di più nella scrittura. A volte è una forma un po' arcaica, però può capitare di trovarlo scritto con un trattino. In media, nell'inglese parlato e nell'inglese corrente è sempre scritto no one staccato, ma è capitato di trovarlo soprattutto nei libri di letteratura con un trattino in mezzo. E vuole, ancora una volta, sempre il verbo alla forma affermativa. E
no one, a differenza di no, di solito invece è seguito sempre da un verbo che è singolare, perché nobody, somebody, anybody, altrettanto che erano gli indefiniti, sono sempre seguiti da un verbo alla forma singolare. E quindi anche in questo caso no one, essendo un sinonimo, praticamente si può dire che ha la stessa funzione di nobody, vuole dopo di sé un verbo alla forma affermativa e al singolare. Vediamolo infatti in azione nelle due frasi che ho scritto per voi. La prima frase che ho scritto, lasciando sempre sopra la regola, appunto così la potete rileggere, è I know no one in the school. Io non conosco, all'interno diremo non conosco nessuno a scuola. In questo caso il verbo è know, ma non è la terza persona, semplicemente perché il soggetto è I, io non conosco nessuno a scuola. Mentre, come potete notare, no one does something for nothing, questa è una frase fatta, che in italiano tradurremo un po' più con nessuno fa niente per niente, quindi tutti hanno un secondo fine o comunque nessuno fa niente gratis. No one does something for nothing. Quindi qua ho cercato di metterli tutti, no one, something and nothing, tutti insieme appassionatamente. E adesso veniamo al vero protagonista, diciamoci la verità, di questo video, ovvero non, scritto in una parola sola, scritto appunto none, ma si pronuncia non, che non è appunto no one. Non effettivamente ha un ruolo particolare, ma è molto utilizzato in inglese in quali contesti. Andiamo a leggere la regola e poi vediamo le due frasi, come sempre ad esempio, che ho pensato per esemplificare bene la regola e farvi capire quando utilizzare non al meglio. Eccolo qua. Si può utilizzare non con il senso di not one, ovvero neanche uno, not any, nessuno, o no persons. Ebbene sì, la parola persons esiste, significa nessun individuo, anche se il plurale di persons è people. Se voglio indicare le persone come individuo, il plurale di person è anche appunto persons. E poi no things, quindi nessuna cosa. Quindi è davvero un pronome che può sostituire uno qualsiasi di questi concetti. E tradurlo in italiano si può farlo con nessuno, niente o con nulla. Si tratta infatti di un pronome che sta al posto di uno di questi nomi, ma può essere seguito da un sostantivo, quindi fungere un po' diciamo da aggettivo, se però è accompagnato dalla preposizione of, ovvero di. Ok, quindi of è la traduzione della preposizione di. In questo caso dopo di sé può volere un sostantivo e quindi non funge più da pronome ma quasi da aggettivo. Può riferirsi anche ad un sostantivo plurale, quindi è davvero multiforme come pronome. Nelle frasi che ho scritto nella prossima slide ho cercato di rendere bene questi concetti che ho scritto in questa regola. Andiamo a leggerli insieme. Prima frase dice I wanted some cake, but there is none left. Letteralmente, volevo un po' di torta, ma non ce n'è più. Quindi none left, not any, quindi niente, è finita la torta, non ce n'è più neanche un pezzetto. Quindi there is none left. Mentre se io volessi indicare non c'è più nessuna fetta, nessuna parte di torta che è avanzata, posso utilizzare non quasi come un aggettivo, sempre con quale preposizione? Of, ovvero none of the cake was left, ovvero nessuna parte, nessuna fetta, cioè niente della torta è avanzato, è avanzata in questo caso al femminile. Non posso anche utilizzarlo se per esempio dicessi which one do you prefer? Quale preferisci? Io posso anche dire semplicemente non, nessuno dei due, senza aggiungere nient'altro. È un pronome che sta proprio, contiene tutto dentro di sé, contiene l'idea del niente, nessuno di queste cose menzionate oppure nessuna fetta di torta è avanzata, non was left, niente appunto è avanzato. Quindi non diciamo che ha
un uso particolare della grammatica inglese. Se volete fare degli esercizi su questi diciamo, differenze tra no one e non, non dovrete fare altro che scrivere no one staccato e non esercizi, e troverete un mondo di cose qui online che potrete appunto provare come esercizi per capire bene quando utilizzare no one oppure non. Insomma, spero davvero che questo video vi sia piaciuto e che abbia chiarito un po' i dubbi rispetto a no, no one separato e non tutto attaccato, perché spesso lo ritrovo magari un po' mischiati nei compiti dei miei studenti oppure semplicemente negli esercizi che vengono dati a fare a casa, e quindi ci tenevo a far capire bene quale fosse la differenza tra no, no one e non. E invece, se davvero volete dare una svolta al vostro inglese, come vi ho detto all'inizio del video, vi lascio in riferimento qui sotto i videocorsi che vi accompagnano passo dopo passo alla scoperta della grammatica inglese. Partono da 00 oppure potete anche iniziare dal livello pre-intermedio per arrivare al B2 e magari superare una certificazione linguistica o passare un colloquio di lavoro con il Business English. Per tutto il resto mi trovate su Instagram alla pagina school2u_milan, qui su YouTube, su Facebook, su Telegram, vi lascio tutti i riferimenti in descrizione a questo video. E come sempre non mi resta che far altro che dirvi grazie, so thank you very much for watching and have a nice day. Bye!